Qualcuno mi dice, persino l'inquilino, no, persino il barista, qualcuno mi dice che sono falso. Io ho tanti difetti. Il principale è dire apertamente, troppo violentemente, il mio pensiero. Ora, per caso mi ha proposto Facebook parlando di sport. Non trovo neanche, dato io, ma avevo il video. C'era il video con Carlo Emanuele Ferrari. Dato belle grafiche. Niente, è solo per fare sinceri complimenti a Giampaolo Maini. Da un lato c'è il discorso che noi sappiamo, ovvero, vedete, il Paolo, nei giorni scorsi ho avuto fra i tanti problemi, un problema a un orecchio. Sono venuto a Modena la sera proprio, mi sono fermato ho passato giorni peggiori del solito, sto prendendo un antibiotico in un orecchio, più il discorso del diabete. Però se riesco, perché non lo trovo più, se riesco Paolo, parto esattamente da quello che mi ha proposto Facebook, che non trovo più, scorrendo qua, Carlo Emanuele Ferrario. Questi devono essere Matteo Migliori, forse, perché non si sente. Qua. Oggi venerdì 1 dicembre partiamo dalla Gazzetta di Modena che intitola Da Abisso ai Ah, bella Mandarini. la rassegna stampa. Bella, ragazzi. Perché faccio i complimenti? Oh, ti do dei complimenti. No? Non riesco. Cavolo, c'era Alessandro Amori? Ma porca. E vabbè, oh. È così. Vedi Paolo, al di là, ritornerò sui complimenti. Dovrebbero essere qua, ma non va bene, non va, non va, non va. Io ancora devo andare a dormire, sono le 6 adesso. Stacco, tra l'altro, non mi basta arrivare. Ecco, vedi Paolo, se riesco, perché. Allora, questo in No, effetti è il mio questo è un primo minuto e pitch, 30. perché No, diciamo. Paolo, scusami ancora. Ce la farò, non credo di farcela. Volevo vedere il Tommaso minutaggio. Rinaldi, si avvicina Oh, la questi partita sono sei contro. minuti, ma sono sulla partita. Non riesco. Non. Oh! Oh! Vedi Paolo? Vedi Paolo? Vedi Paolo? Da dove nasce la mia rabbia? Ed è una rabbia, cioè, per essere leggeri, una rabbia che tocca tantissimo dello sport italiano. Perché, insomma, non è un mistero che io sia fuori. Ho zittito, ho fermato in tantissimi ambiti. Vedi Paolo, 34 minuti e 36, no? Ok, non lo so io neanche, non è che non mi interessi, aiutami. Scusami, vada bene, non intendo che non mi interessi. Ecco, Sei d'accordo, Carlo, sul fatto che il Modena in questo momento abbia più qualità rispetto alla Reggiana? voi generalmente, Paolo, voi o i più, parlano di attualità. Bah. Per me l'attualità non esiste, ok? Per me l'attualità. Allora, se Paolo voi fate 34 minuti, ok, siete in due. E si tratta di un sito molto bello, molto qualitativo, molto intenso, molto. Poi, insomma. Il mio non è un blog, Paolo. Sì, va bene. Chiamalo come vuoi. 34 minuti, ok? Non serve che io aggiunga tanto, Paolo. Mi rivolgo a te, dopo anni, ribadendo, anzi, ti ho chiesto più volte, mi piacerebbe collaborare. Anzi, ci pensavo qualche sera fa, quando poi invece il mio pensiero, spaesato anche dal dolore, perché ci mette insieme il diabete. Quindi, non scherzo, alternare stipsi a diarrea in senso letterale, da metformina, poi di tutto. Poi ci metti anche il problema, poi l'ansia, perché
sto vivendo una situazione ancora più particolare da 40 giorni a questa parte. Dicevo, Paolo, mi piacerebbe che voi valorizzaste quello che io faccio. Beh, valore aggiunto sullo sport modenese è difficile che io ne possa dare. Lo posso dare nella chiave del raccontare le storie, dello slegarmi. Immagino che voi l'abbiate fatto. Poi non sono neanche venuto, cioè ero venuto quella sera per Moser, ma poi non c'era. Ho guardato male, non mi ricordo, credo sia già passato un anno e mezzo, sì. I temi nazionali girati sul Modenese. Pensa a Paolo quando sono stato al Mondiale, padre che sai i nomi, sì, Van Garderen mi ricordavo di Modena, ma tanti non Modena volli, ecco, quello. Ma poi soprattutto lo sport nazionale, in generale declinato, ecco, su questo penso di poter fare, non dico la differenza, non voglio essere, ma di poter dare un contributo in questa chiave, esattamente ora, sarebbe troppo banale da parte mia. Ecco, la rassegna stampa è una signora cosa, voglio vedere il minutaggio. Rassegna stampa Ah, dedicata al brevissima, Modena scusami. Calcio. No, è che sai, io la... Poi Paolo, noi ci conosciamo da tanto, ma ci sono due o tre cose che i colleghi dimenticano. La prima cosa è che io lavoro da casa, quindi lavoro da solo, sono da solo. Poi mia moglie adesso ha alleggerito un po' l'orario, però abbiamo passioni diverse. Per me il giornalismo è un'ossessione, è l'unica ragione di vita, ok? Uno. C'è l'altro discorso, Paolo, che mi ha sempre creato problemi. Tutti, o quasi, sono abituati a lavorare in gruppo. No, io no. Io no. No, no. Te la farò trovare dei filmati lunghi. Chiamo Capitan non è lungo. Non so se sia l'integralità, ma io andrei solo sul personaggio. Ecco, in un dopopartita, Paolo, capisco il discorso del passato, ma vorrei sottolinearti che le mie occasioni erano comunque rare. Io amo il personaggio slegato dalla partita. L'ho fatto, non tantissimo, poi ce l'ho fatto tanto, ma vedi anche... L'extosi si gode, Duca. Buongiorno amici di Parlando di Sport, la segna stampa di oggi, martedì Vabbè, ma un 28. minuto io all'inizio. Matteo Migliori, ecco. Bomber Ferrario. Vediamo questo. Paolo, io saluto anche Federico Sabattini. Ma non parte, perché non parte? Io per i cioè, io parlo spesso apertamente di ammirazione e invidia. Non posso costringere un collega a utilizzarmi o valorizzarmi. A me non mi piacerebbe intervistarlo. Niente, non parte questo. Volevo vedere il minutaggio. La prima immagine è carina. Ecco. Ben ritrovati amici di Parlando di Sport, collegati dall'esterno dello stadio Tardini di Parma per il prepartita di Parma-Modena, Vedi, in quattordicesima Serie B giornata del campionato di Serie si B può fin fare. dall'inizio. Beh, certo, un lancio, ma vediamo se ci sono tanti. Beh, praticamente solo... Ecco, sugli ex, io ho smesso, ne ho fatti durante, vediamo. Messo che sia integrale. Buongiorno mister, allora... Bah, 14. Parola Davide Dair. Ecco, io Paolo, per queste cose le ho scritte. Queste tre, sei partite, tre vittorie Sì, e tre io sconfitte, Paolo, ora lo con il studio a magistero Bari della e prima ti divisione. parlo da collega, da osservatore, ma come gestirei io l'ufficio stampa? Lo studio a Bari, che non conosco, ma non conosco solo perché sono di Reggio e non conosco neanche tutto di Reggio, perché ci sono dei marchi nuovi, insomma. A meno che, ma non credo, no. Io racconterei proprio l'azienda se venissi, capisci? Per me sarebbe Queste troppo tre, la sei. facile, a parte che... So come funziona, magari insomma, avvisi No, e il nostro. dici, guardate, Sono. se vi chiamavano i Zagnoli, non aderite perché non parlo di te, ma in particolare. Ma... Ecco, io racconterei proprio l'azienda. Studio a Parigi. Dopodiché, Paolo, se io venissi, a parte che non voglio
calcare le mani. Se io venissi, Paolo, prendiamo la situazione. Tanto se è la mattina, io faccio un'enorme Sei fatica. partite, Ecco, vittoria nove, ieri, nove, tre no, sconfitte. 9 minuti, quanto ha fatto sul giocatore? Non siamo Ah, riusciti Sanguinetti, a. vabbè, sì, ma si sta sulla partita. Rinaldi e Sanguinetti, benissimo. Un. Io parlerei di tutt'altro. Uno, due, due. È chiaro che se me lo lasciaste fare, io racconterei l'azienda che non conosco in lungo, anche per un quarto d'ora, per mezz'ora, un'ora, non sto scherzando. Il senso, Paolo, di tutto quello che faccio è un approfondimento. Vado una volta, soprattutto sarebbe per. Ho raccontato raramente degli sponsor di moda e lavori. L'ho fatto fuori, che fa freddo, fuori dal palazzetto, massimo 3-4 minuti. È diverso da farlo in azienda. Ho fatto l'ultima volta, sì, il giorno del raduno, no, del raduno, della presentazione. Ho fatto l'azienda che portava appunto i panini. Ecco, prendiamo. Cioè, poi. Scusami. Ultimamente sono stato alla baracchina. Ma per caso. Vedi Paolo? Prima di tutto su Modena non farò. Ecco, ti dico seriamente cosa mi piacerebbe fare. Tadini Verza è un marchio anche che è da noi. Geri Emiliana lo vedo, ma insomma lo vedo da voi, ma. Ho fatto un giorno quello di Reggio, pochi minuti. A parte che, ecco, Villani l'ho fatto con Lussi, con i Jerks. No, Caffè Cagliari non so di dove sia, ma. No, ci sono le cose che incendiano il mio. Per esempio, un gruppo antinfortunistica non l'ho mai fatto. Una farmacia, non mi serve andare a Piumazzo. Questo qua è un marchio che c'è anche a Reggio. Racconterei proprio in lungo, ma preferisco Paolo, non perché io sia autolesionista, diciamo che preferisco farlo sul momento, a modo mio e come viene in mente a me, piuttosto che ipotizzare, padre, non mi paga nessuno, che ipotizzare di farmi pagare, ecco, Serramenta Setti, che non è quella di Carlo Ventura. Ecco, con Onoranze Funebri con Gianni Gibellini sono ancora rammaricato dopo che un giorno, se pigliamo appuntamento, si può anche fare. No? Sono dei marchi, ecco, questo non lo farei. Emiliano Serbatoio lo leggo già da un po', ma il mio racconto è mondiale. Ah, c'è anche Andrea Lolli. Non lo ricordavo, sì. L'Atletica, ok. Ecco, prendiamo Grazzi, no? Un giorno mi piacerebbe farlo, onestamente, se vado a San Cesareo sul Panaro. Prima vado al municipio. Pamela, forse avevo fatto qualcosa. E l'hotel anche, ma ti dico, prima di venire lì faccio quelli dalle mie parti. Beh, MP Service è Marco, grandissimo. Ecco, Marco ci terrei tantissimo. Mr. Brown, Gastropub. Bravi, bravi. Perché la cosa difficile, ecco, sulla grafica, ovviamente molto migliore. Ecco, questa cosa, questo titolo fatto così, a me piace molto. Amatori Modena, mi piacerebbe raccontarlo una volta. Perdonami se passo in rassegna, dai. Perdonami, anzi. La fratellanza l'avevo fatto. Ecco, vedi, Studio Ballocchi, non so cosa sia. Ecco, più che badia di cisterne, racconterei volentieri un'azienda di cisterne. Prima di venire a Modena, ce ne sono tante qua. Ecco, questo qua, ma non perché conosco Marco. Costruzioni meccaniche, ci sarà qualcosa anche lì. Cioè, però era per spiegarti il mio punto di vista, ok? Addirittura anche l'NBA. Andrea Blasi, grandissimo, che non conosco. Chi è Andrea Blasi? Sì, l'NBA. Bravo, bravo. Io guardo le finali proprio. Non hai idea, Paolo, di quanto. Hai ragione. Cioè, non hai ragione, me l'hanno detto in tanti. Ora, Paolo, non rifarò i soliti esempi. No, tra l'altro, ho visto che in lungo hai fatto solo quello. Paintball, ho raccontato uno, ma devo ancora titolarlo davanti al Palapanini quando hai presentato il libro. Sì, questo ragazzo qua, esattamente. Esattamente.
Io credo nell'approfondimento, però sarò malato, sono da tempo, per il diabete, ma non hai idea come si viva da evitato in senso fisico. 40 minuti con pedoni. Sì, ma state sull'attualità, ma a me l'attualità proprio non... E che lui fosse frutto di un grande equivoco. Poi, per carità, secondo me è molto bello quello che fate. Io non ho voce, seguendo tante parti. Non... Oh, ecco, vediamo. Ecco, lì lo speaker, intervisterei volentieri. A parte che forse non lo riconosco neanche. Avrei notato che non sono venuto ancora. Non sono venuto perché da 40 giorni sto attraversando una crisi superiore. Proprio quando sto meglio. Zecchini, non mi ricordo chi sia, onestamente. Hai notato quel giorno sì, io ho parlato con qualcuno, ma niente di... Zago lo intervisterei volentieri. Breme anche. Vabbè, insomma, possiamo andare avanti all'infinito. Bene. Bella idea la rassegna stampa. Beh, se io lo facessi a Modena FC e basta, scusami. Pensavo alla rassegna stampa di tutti i giorni. Ah, solo Modena. La rassegna stampa dedicata al Modena Calcio del 10 novembre per la Gazzetta Il Carlino di Modena. La Gazzetta di Ok. oggi Ah, titola più vabbè, lungo. ok. 3 secoli. Ecco, vedi? Così va con secoli. Questa l'avevo notata. E perché non parte? L'ho anche sfortunato. Dai, comunque avevo visto che era abbastanza lunga. Sì, no, no, perché. Col passenger tratta di gas. Ah, bella, Ryanair, chi è questa? Ma è un montaggio vostro, no? Tanta roba è sembrata in trasferta. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Ecco, volevo di damica, faccio anche senso. A parte che a me piace tutto. Ok, grazie. Giampaolo, complimenti. No, a me piace la narrativa anche questo, no? Perché adesso sembra tutta una presa in giro la mia. Non è sempre così. Perdonami, permettimi una battuta. Cioè, ti ricordi quando in TV... Al nome su Tirol ti mettesti a ridere. Adesso lo chiamano proprio così, ma anche prima più o meno. C'era la doppia denominazione, insomma. Vabbè. Vedi, Paolo, sono talmente. Ma spendo talmente tante energie prima che anche il giorno che vengo, no? Che passo, non parto, poi diventa la barzelletta. Sono diventato la barzelletta d'Italia. Casa dei Gollini, grandissimo. Andrea Russo, il Primaco Ballotta, Rock Nuovo, grandissimo. Non vedo più Luigi Senatore. Vabbè, ragazzi. Ecco, potrei venire anche se non mi accreditate. Brunini. Beh, vedi. Al Palamozzo per la partita della Stella. Solito? Ah no, scusami, sono a cosa? Sono a Sassocalciatori, a Bologna, a Milano. E quando arrivo, non arrivo, cioè. Milano è dall'altra parte, arriverei che a palazzetto vuoto, no, a Palamozzo qui. Ma è peccato perché è una buona cosa per me. D'altra parte, ripeto, non sono mai venuto. Beh, grandissimi, anche sport nazionale, me ne voglio, ragazzi. Me ne voglio davvero. No, comunque Paolo, mi spiace, ma a parte che no.
Paolo, vorrei però che mi dessi atto di una cosa. Esagerando, io ho coraggio. Ho lavorato è una parola grossa. Ho preso, no, insomma, ho lavorato per grandi personaggi come Timossi. Timossi mi diceva, ha carattere. Uno che ha un brutto carattere ha carattere, poi nel mio caso è solo presunzione. Ecco, andiamo a vedere il vostro. Riuscirò a trovare l'approfondimento che cerco. Sì, però restano sulla tua vita grandissimo. Tra l'altro, quando li faccio, Paolo, è tale la rabbia. Perché poi, mio loop mentale, ma non ho problemi allora. Problemi personali, ansia e depressione, li racconto, ma è peggio. I maledetti che mi creano problemi con gli affitti, ed è difficile per me anche non pensarci. E ritrovarmi a quasi 53 anni disoccupato ed evitato. Come ci sono arrivato? Esagerando. Ci sono arrivato, Paolo, però, per troppo amore per la professione. Non riesco a fartelo. Cioè, anzi, penso che tu l'abbia capito. C'è cioè, il lavoro con allenamento a quattro aperto, grandissimo. Questi pupo d'avorio. Sono te fai. E sai Paolo, da casa mia comunque venire a Modena, a parte che vedi le rare volte, insomma, arrivo sempre in ritardo. Oh.